il Graspa Rosso è pronto, in tostatura. Eccoci qua, scusate. Come vi dicevo, nel basilico non ho messo, mi metto ancora coperto un attimo, sì sì, nel basilico non ho messo cipolle e scalogno, qua invece ho fatto appassire lo scalogno, ok, nell'olio extravergine di oliva, forse facciamo prima con questo, e lo metto adesso in questo momento. Perché lo metto adesso? E qualcuno dice, ma io metto prima la cipolla, la faccio appassire, o lo scalogno, metto il riso, lo faccio tostare, cosa succede? Succede qualche volta, spesso, che magari ci si dimentica un attimo e si brucia la cipolla. E bruciare la cipolla è la cosa peggiore che possa esistere per uno chef o una signora che si accinge a cucinare, perché la cipolla dà amaro, diciamo, al riso, diventa brutto da sentire. Allora gli diamo una bella giratina. Il vino io l'ho messo a riscaldare, perché altrimenti ci sarebbe uno shock termico. Il riso è caldo bollente, se il vino fosse freddo questo shock andrebbe a darmi una cottura, diciamo avanti di cottura, nella base esterna del riso, e rimarrebbe crudo all'interno. Allora io l'ho riscaldato, non l'ho fatto bollire, perché non deve perdere la sua fragranza. Siamo pronti? Allora, siamo pronti, alziamo al massimo e andiamo ad aggiungere il nostro Graspa Rosso. Qua abbiamo messo praticamente... Oh, la signora ha detto mi ubriachi. Questo è il momento più bello, perché io qua vi faccio delle snippate che sono straordinarie. Ecco, voi qua sentite la fragranza di questo vino che evapora praticamente. Importante è fare evaporare tutta la parte alcolica e acida del vino, perché se noi aggiungiamo il liquido, cioè il brodo, in questo momento, alla fine troveremo che questo risotto sarebbe un attimo acido. Allora, prima dobbiamo far evaporare tutto il vino, dopodiché girando delicatamente in continuazione, dopodiché mettiamo il brodo e portiamo a cottura sempre coperto con la fiamma al minimo. Abbiamo l'altro risotto pronto,